dormo mai, perché ti sogno sempre nei corridoi, ne parlo ogni istante. Esiste o noi, la nostra gente, come ghiacciai, restiamo nel tempo. E così un bambino cresce e si fa padre ed insegna che c'è un solo amore tra tante squadre. Ho vinto perché vedo il mondo a bordo campo, tra pianto e risate di felicità. Ho il vento tra le ali aperte come Olimpia, dall'alto non ci sono più diversità. Se facciamo gol, noi ci abbracciamo, ma sappiamo ridere anche se perdiamo. Il bianco azzurro è una religione che riusciamo a imporre in ogni dove. Ogni uomo sceglie con chi se la fa. Io la vita la divido tra Lazio e libertà. Ho vinto perché vedo il mondo a bordo campo, tra pianto e risate di felicità. Ho il vento tra le ali aperte come Olimpia, amici di Lazio e Libertà in visione all'ascolto, benvenuti alla terza puntata del post partita di Lazio e Libertà, questa trasmissione web che ci siamo inventati per starci vicino in questo periodo di pandemia che pare non finire. È appena terminata la terz'ultima giornata del girone di andata, Parma-Lazio, che si è conclusa positivamente. Già vedo a mio fianco nell'inquadratura Patrizia De Rossi, che saluto. Ciao Patrizia, con la quale... Ciao Alessio, ciao a tutti. Ciao Patrizia. Ecco, questa terza puntata che consentirà a tutti quanti sono in ascolto di intervenire via webcam con dei messaggi Facebook. Però prima di andare avanti, oggi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché oggi è il 10 di gennaio e quindi non è un giorno come un altro, perché soprattutto per quanti hanno il cuore foderato di bianco celeste, perché ieri è stato il 9 gennaio, ovvero sia il 121esimo compleanno della Società Sportiva Lazio, e si parva licet nel nostro piccolo anche il primo anniversario della fondazione di Lazio Libertà, l'associazione di promozione sociale di cui che io in questo momento immeritatamente rappresento. Allora, dopo le prime due puntate che hanno avuto, come dire, due ospiti esimi come Giancarlo Governi e Stefano Disegni, oggi ne avremo uno altrettanto importante, insomma forse qualcuno lo saprà se ha letto la nostra pagina Facebook. La trasmissione va anche su, in diretta su YouTube, lo dico per tutti quelli che non riuscissero a connettersi attraverso Facebook. E quindi io chiedo a Francesco Gordio, al regista della trasmissione, oltre che uno dei soci fondatori di Lazio Libertà, e anche coautore, poi dopo insomma cercheremo di capire, di questa bellissima sigla che io insomma mi ha anche un po' commosso e che spero che rivedremo in seguito, quella sigla di apertura. Chiedo a Francesco di lanciare il primo contributo che ci parla di quello che è successo ieri, in qualche modo, cioè del 9
di gennaio, dell'anniversario della Lazio, che ci consente di introdurre il terzo ospite del post partita di Lazio Libertà. Vai. Insomma, quando arrivava nello spogliatoio, se tu avevi avuto un problema il giorno prima, se ne accorgeva. Noi correvamo proprio all'unisono tutti quanti verso la panchina ad apprezzare quell'uomo. Noi giocavamo per lì. Si era formato una sorta di doppio spogliatoio. Quando facevamo le partitine erano delle guerre. La magia di quella squadra scattava quando l'arbitro fischiava l'inizio della partita. Allora lì eravamo veramente tutti per uno per tutti. La mia fortuna è che ero diventato tifoso della mia squadra. Ognuno dentro di sé aveva la consapevolezza che fosse la partita della storia. In questo istante entra in aria, colpisce la palla a rete. Sulla destra, l'urlo dell'Olimpico. Sono le 17.45 del 12 maggio. La Lazio che ha battuto il Foggia. Di misura e su rigore è campione d'Italia. Secondo me non so di miracolo di tornare. Ci siamo resi conto di aver fatto qualcosa di importante e lo abbiamo capito, credo, non più di 7-8 anni fa. Viveva quell'ultimo suo periodo in maniera molto intensa. Lo faceva rimanere attaccato alla vita, noi lo sentivamo. Io sono della Lazio, io porto questi colori, porto la mia bandiera. Non sono mai stato in grado di giustificare certi comportamenti, perché probabilmente in quella partita non giocavo io, ma giocava un'altra persona. Qui Rececconi, scherzando, ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Se n'è andato all'apice, per cui rimarrà sempre così. Allora, le immagini che abbiamo appena visto raccontano in pochi secondi uno dei momenti più esaltanti di questi 121 anni di storia, ovvero il 12 maggio del 1974, cioè la vittoria del primo scudetto della Lazio. E per rivivere queste emozioni abbiamo invitato un giornalista e uno scrittore che a quell'evento ha dedicato un libro intitolato Le Canaglie. Do il benvenuto ad Angelo Carotenuto. Buonasera Alessio, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti, buonasera. Ciao Angelo, grazie di aver... Buonasera, grazie a voi, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito e il tuo libro, vabbè, è importante. Tu sei napoletano, sbirciato un po' nella tua biografia e credo che tu abbia vissuto a Napoli fino a una decina d'anni fa. Ecco, Napoli che è una città, una piazza che non... come dire, da cui non mancano gli spunti per le narrazioni. Basterebbe pensare ai documentari che sono stati fatti di recente su Maradona. Eppure tu lo scorso anno hai sentito il bisogno di scrivere un libro che io ho trovato bellissimo su una squadra romana, cioè la Lazio del primo scudetto. E questa è una curiosità che io ho avuto. Perché lo hai voluto fare? Da dove nasce l'idea di scrivere Le Canaglie, di cui adesso vediamo la copertina? Beh, insomma, non credo che per il fatto di essere di una città ci si debba soltanto limitare a raccontare quella. Poi la storia di questa Lazio è veramente straordinaria. Era un romanzo che era già pronto. È una storia piena di persone e di personaggi memorabili. E via via che maturava dentro di me l'idea di provare a fare qualche cosa, insomma, non che non ce ne fossero, perché ci sono moltissimi libri e moltissimi bei libri su quella Lazio, su quel periodo. Penso ai lavori di Gui Chiappaventi, al romanzo di Carlo D'Amicis, i libri di Franco Recanatesi, Mario Pennacchia, insomma, sono tutti libri che per me sono stati preziosissimi come fonti e per la documentazione. Però, insomma, via via che andavo avanti e che mi documentavo sulla storia di quella squadra, diciamo che dentro di me cresceva la consapevolezza che non era più soltanto una squadra quella che stavo raccontando, ma è quella che volevo raccontare, ma che era un pezzo di storia del paese, un pezzo di storia dell'Italia, che va dall'ottobre del 71, quando la Lazio inizia il campionato che poi porterà la promozione in Serie A, fino a gennaio del 77, quando c'è l'omicidio di Luciano Rececconi. Un pezzo di storia dell'Italia, dico, perché quella Lazio, quella squadra, a un certo punto mi è parsa molto più di quello che era, e cioè mi è parsa una riproposizione in miniatura della società italiana. Cioè,
all'interno di uno spogliatoio e poi diciamo all'interno di due spogliatoi c'era una riproduzione di quello che accadeva fuori, in un paese spaccato, un paese che nel giorno in cui la Lazio vince il campionato va al voto referendario sul divorzio e per definizione il voto referendario spacca, no? Sì o no, di qua o di là. Un paese la cui gioventù era divisa ogni giorno, ma era divisa drammaticamente, in maniera violenta, nelle strade, nelle piazze, tra i ragazzi che seguivano gli ideali della destra e i ragazzi che seguivano gli ideali della sinistra. Insomma, trovare una squadra che quindi proprio esattamente in quel periodo si divideva in due spogliatoi, trascorreva le settimane guerreggiando, ora magari a volte esageriamo nel calcare la mano su questo dettaglio, altre volte davvero era così, per poi ritrovarsi unita in campo la domenica, arrivare addirittura a vincere lo scudetto, insomma mi sembrava un meraviglioso specchio, un meraviglioso riflesso calcistico con cui raccontare l'Italia di quel periodo. E infatti questo poi arriva all'attore esattamente tutto quello che hai detto. Allora io prima di lanciare il prossimo contributo video lascerei la parola a Patrizia, che credo voglia chiederti qualcosa anche proprio sul raffronto con questo libro, che è molto simile, di cui abbiamo visto poco fa la copertura, Pistole e palloni di Gui Chiappaventi. Patrizia. Sì, allora, grazie Angelo, benvenuto in questo nostro spazio. Alcuni sostengono che il tuo libro sia molto simile a Pistole e palloni di Gui Chiappaventi, che è un collega giornalista della Sette, credo che ancora sia lì. In cosa invece il tuo è diverso? Io l'ho letto e ho letto soltanto il tuo e mi sembra che il tuo sia proprio uno spaccato sull'Italia degli anni 70, su quello che si viveva. Tra l'altro, magari se dopo ne abbiamo il tempo, vorrei leggere un brevissimo brano che mi ha colpito molto. Allora, in che cosa differisce da quello di Chiappaventi? Il libro di cui Chiappaventi è un libro che racconta soprattutto le vite di quei calciatori. Lui ha fatto una serie di chiacchierate, di interviste con quei calciatori, ha ricostruito le loro biografie. Il mio libro è un romanzo, nel senso che ci sono moltissimi elementi di finzione all'interno della storia. La storia di quella Lazio, in una cornice rigorosamente ricostruita di fatti storici. Io ho impiegato 5 anni di ricerche per ricostruire non solo tutto quello che avveniva in quella Lazio, ma anche tutto quello che avveniva a Roma in quegli anni e tutto quello che avveniva nell'Italia di quegli anni. Uh-huh. E il libro, per esempio, è abbastanza diciamo fitto di citazioni, di avvenimenti storici, di cronaca, stralci di giornali. Il libro ha dei personaggi di finzione, questa è diciamo il suo tratto principale. È un romanzo, uh-huh. Che ha come grosso pretesto la Lazio. Ci sono dei personaggi immaginari a partire dal narratore. Il narratore è un fotografo che si chiama Marcello Traseticcio ed è immaginario nelle sue vicende biografiche personali, ma vuole rendere omaggio, per esempio, vuole evocare il lavoro di un grandissimo fotografo che c'era a Roma in quegli anni e che era Marcello Geppetti, legatissimo alla Lazio. Lavorava al quotidiano Momento Sera. Nel mio romanzo c'è un fotografo e c'è un quotidiano, non sono Marcello Geppetti, non è Momento Sera, ma diciamo che c'è un'evocazione delle redazioni di quegli anni, c'è un'evocazione del lavoro del fotografo di quegli anni. Il mio fotografo parla citando una serie di interviste di fotografi celebri della storia di quel mestiere, perché è anche un omaggio a questo meraviglioso lavoro di testimonianza che si fa carico una responsabilità della memoria. È una storia che volevo scrivere per immagini e quindi mi sembrava che
narratore ideale fosse un fotografo. Un altro personaggio di finzione è una ragazza che vuole fare la giornalista, si è appena diplomata e bussa alle porte di questa redazione per provare a fare la giornalista, ed è un personaggio con il quale raccontiamo tutte le battaglie femministe di quell'epoca. E a un certo punto la ragazzina, che si chiama Sabrina Errati, non solo riesce a fare la giornalista con un piccolo espediente, anche se vogliamo dal suo punto di vista canagliesco anche lei, no? Uh-huh. E non solo riesce a fare la giornalista, ma a un certo punto alza il livello dello scontro con questo mondo molto maschile, molto, se vogliamo, gergale, molto settario, che era quello del giornalismo sportivo di quegli anni, e decide di voler fare la giornalista sportiva. Ed è una figura con la quale volevo rendere omaggio anche a tutte le colleghe che sono state un po' pioniere in quegli anni, immagino anche faticosamente, per sfondare un muro, per ridurre le distanze da un mestiere che era soprattutto maschile. C'è un altro personaggio di finzione che si chiama Preminenza, sì, con il quale un po', diciamo, si cita una figura leggendaria della quale spesso si finisce per parlare quando si raccontano i drammatici anni 70 e i misteri di quegli anni. In genere noi raccontiamo e parliamo di un grande vecchio che tesseva le trame dietro le fila, dietro le quinte, e con il quale in genere, insomma, si tende a un po' a semplificare e a impersonare tutto il lavoro dei servizi deviati o comunque della strategia della tensione che c'è stata in quegli anni. Ecco, Preminenza nel libro è un po' il gran burattinaio delle vicende della Lazio, perché si vanta di manovrare i giornali affinché prima o poi sia cacciato Maestrelli, che proprio non gli sta simpatico, perché prima o poi la Lazio sia ceduta da Lenzini in altre mani. Sono personaggi, allora, di finzione, e questa è la grande differenza del libro. Allora, Angelo lo ha detto. Stavi dicendo qualcosa, Alessio, perché vorrei tornare dopo magari con Angelo a parlare di un altro, certo, aspetto fondamentale del suo libro, che è l'uso del linguaggio. Certo, certo. Infatti adesso procediamo agganciandoci a questa parola chiave che Angelo ha citato, romanzo, e lanciando la prossima clip. Poi dopo torniamo. Grazie, Francesco. Quello che c'è davanti. Oh, vedi, non collabora. Entra e puoi farlo sulla porta. E quanto pensi di alzare? 5 miliardi. Allora, l'avrete riconosciuto, era il trailer di Romanzo Criminale, la prima serie mandata in onda da Sky. Io forse, proprio perché lavoro a Sky, mentre leggevo il tuo libro non potevo fare a meno di ripensare a quella serie e ai romanzi che l'hanno generata, perché l'aspetto che più mi ha interessato, in parte l'abbiamo già parlato poco fa nella tua ultima risposta, è proprio quello che tu parti da dati di cronaca storicamente documentati e gli dai un afflato romanzesco, in qualche misura facendo un'operazione molto simile a quella che ha fatto De Cataldo nei suoi romanzi. Mi sbaglio? In parte forse hai già risposto. Sì, ma insomma un'operazione che è stata fatta molte altre volte anche prima. Il romanzo Le Canaglie è diciamo il romanzo che prepara il mondo della Banda della Magliana, prepara Roma alla Banda della Magliana. Quello è il periodo nel quale la banda non è ancora emersa, ma si sta preparando, e anche il periodo che
che prepara l'evento più drammatico, il picco degli anni di piombo, che poi nel 78 deflagreranno definitivamente con il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, l'uccisione della sua scorta e infine l'omicidio, il suo omicidio. Il metodo, per esempio, di mescolare personaggi di finzione a personaggi reali è antico quanto la narrativa, quanto la letteratura. Anche nel mio precedente libro avevo fatto una cosa del genere, raccontando la storia di un piccolo raccattapalle, un personaggio di finzione che si trova sul campo di Wimbledon nel giorno della finale del 1980 tra Bjorn Borg e John McEnroe. E nel guardare questa partita, lui che è un ragazzino che non ha mai conosciuto il padre e che quindi si trascina dietro delle difficoltà di relazione, si domanda: ma io chi voglio essere, un tipo come Borg o un tipo come McEnroe? Ma sono numerosissimi gli esempi, non è neanche il caso di cominciare Certo. a citarli, ma anche, per esempio, tu raccontavi Sky, ma parlavi di Sky, ma un altro prodotto di Sky, per esempio, le serie 1992-1993, questo fanno. Mescolano, giocano con la realtà, la trasfigurano, mescolano personaggi di finzione che in Certo, qualche maniera evocano personaggi reali e li fanno interagire con personaggi veri. certo. Certo. Cioè io ho citato e mi veniva in mente proprio mentre leggevo il tuo libro, con romanzo criminale e la narrativa di De Cataldo, forse proprio perché il periodo era grosso modo coincidente, c'erano alcune assonanze. Allora, abbiamo parlato di romanzo, di narrativa, di calcio. Parleremo di politica. Nel tuo libro c'è un po' di tutto, c'è anche la musica. Allora, prima di ricevere la parola a Patrizia, insomma, che tra l'altro è una giornalista musicale che sta per dare alle stampe, poi ne parleremo un libro su Patti Smith, c'è un aspetto musicale, per introdurre il quale chiederei a Francesco di lanciare la prossima clip. Unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Ecco, Patrizia, forse vuoi agganciarti tu a questo contributo musicale. Sì, questa è una canzone memorabile quasi di Rino Gaetano, che era questo parlo a favore dei più giovani che forse non lo hanno conosciuto all'epoca, anche se c'è una grande riscoperta in questi anni di Rino Gaetano. Rino Gaetano, brevissimamente, era un ragazzo di Calabria che viveva a Roma e che peraltro era tifoso, diciamo, sostenitore, simpatizzante della Roma. Ma scrisse questa canzone, Mio fratello è figlio unico, e rimase impressa a tutti questa frase che diceva Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non possa andare al Frosinone. In un'epoca in cui il Frosinone forse non esisteva nel panorama calcistico, stava comunque nelle serie inferiori. E ricordo che, insomma, questa frase stupì un po' tutti. Allora, tu, Angelo, hai fatto anche un grande lavoro di ricerca a livello musicale, perché hai inserito poi una serie di riferimenti musicali che vanno appunto da Rino Gaetano a Raffaella Carrà, quindi insomma come le hai tirate fuori queste canzoni, questi riferimenti musicali? Sono le canzoni che c'erano nell'epoca. Tu ricordavi Rino Gaetano, ma per esempio anche gli Squallor hanno scritto una canzone citando Chinaglia. Il Vangelo secondo Chinaglia si intitola. Chinaglia ha inciso un 45 giri subito dopo Esatto. lo Inglese. scudetto. Io credo che la musica sia tra le arti quella che più velocemente ci riporta col pensiero a un'epoca. E ogni canzone ci fa immediatamente collegare quella melodia a un periodo della nostra vita, cosa facevamo, quando l'abbiamo ascoltata, con chi eravamo, è in grado di riproporci quasi l'odore di quel periodo. E quindi le canzoni mi hanno molto aiutato
sebbene non le si possa ascoltare in un libro, ma insomma mi hanno molto aiutato nel riportare il clima dell'epoca. Il Tucatuca di Raffaella Carrà racconta moltissimo degli anni 70, racconta un po' la nostra ancora ingenuità da telespettatori, racconta il lavoro che faceva la RAI nel tenere unito il paese in un momento così drammatico, con dei programmi che erano leggeri, ingenui, popolari, e allo stesso tempo riuscivano a catturare l'attenzione e a far discutere anche durante la settimana. Io ho trovato paginate intere in archivio sui campioni di Rischiatutto dell'epoca, che diventavano dei personaggi durante la settimana dopo il programma del giovedì sera. L'Italia si fermava davanti al televisore per guardare Rischiatutto il giovedì sera. La musica è un grandissimo elemento della cultura pop, ovviamente, e in questo libro gli elementi della cultura pop intorno al calcio insomma si affollano. Assolutamente sì, tra l'altro vorrei tornare, come avevo detto prima, al discorso invece del linguaggio che tu utilizzi, perché è un linguaggio ovviamente assolutamente italiano, nel quale però ci sono delle parti che sono scritte in dialetto romano, e quindi tu mescoli un po', cioè fai un uso delle parole e del linguaggio molto particolare. Perché questa scelta? Cioè per far calare il lettore maggiormente nella vita del protagonista, che è questo Marcello. Tra l'altro, breve inciso, tu dicevi prima che hai pensato a questo personaggio Marcello Geppetti, al protagonista pensando al fotografo Marcello Geppetti, la cui eredità viene portata avanti oggi dal figlio Marco, che è un bravissimo fotografo, un grandissimo laziale anche lui, che pubblica in continuazione delle foto meravigliose su Facebook. La foto della copertina è una foto di Marcello Geppetti che Marco ci ha autorizzato a usare per la copertina del romanzo. Allora, torniamo al discorso invece del linguaggio, il linguaggio utilizzato in questo... Sì, anche per entrare in quel mondo, ma anche per dire... Insomma, questo è un libro in cui ci sono molte perdite, anche nei personaggi di finzione, senza anticipare nulla magari a chi si incuriosisce e vorrà sbirciare tra le pagine. Ci sono molte perdite personali nei personaggi di finzione, ci sono le perdite purtroppo reali in quell'Italia, ci sono famiglie che piangono i loro ragazzi, ci sono morti giovani, ci sono morti violente, morti per la politica, ci sono ragazzi che vanno in strada per partecipare a una manifestazione, per seguire un corteo e non tornano più a casa. Ci sono morti violente casuali, perché ci sono troppe armi in giro in quel periodo, è facilissimo avere un porto d'armi, e si poteva uscire di casa. Uno degli episodi di cronaca di quegli anni che nel libro è presente, si poteva uscire di casa per andare allo stadio, tornare a casa e scoprire che la propria figlia era stata ammazzata da una pistola lasciata nel cassetto in soggiorno durante una visita di parenti, e un'altra bambina l'aveva maneggiata in maniera incauta ed era partito un colpo, così come poteva succedere a un custode di un garage. Ci sono molte perdite, e c'è anche la perdita della lingua di Roma. La lingua di Roma oggi viene usata quasi sempre per raccontare di personaggi un po' cialtroni, un po' improbabili. È una lingua che è stata ridotta a una specie di chewing gum, è una lingua macchietta, ecco, è una lingua per le macchiette. Questo anche per un po' di prodotti del sottobosco cinematografico, televisivo, ma in quegli anni la lingua di Roma è la lingua sulla quale lavorano, studiano e riflettono due intellettuali della statura di Pasolini e Gadda, due non romani che si dedicano allo studio di quella lingua, all'uso di quella lingua.
Per cui è anche il libro è anche un piccolissimo tentativo di ricordare che Roma ha avuto una lingua maestosa che oggi si è perduta, con una serie di parole bellissime, un suono meraviglioso, con una serie di modi di dire che sono andati persi. E quindi, insomma, c'è stato un terzo strato di ricerca, di documentazione che ha riguardato la lingua, dopo la documentazione che ha riguardato la squadra, la documentazione che ha riguardato il periodo e la società dell'Italia. Allora, Angelo, abbiamo fin qui affrontato molti temi. Secondo me, finora la trasmissione è molto interessante, però premono, diciamo così, ai bordi dell'inquadratura una serie di domande, mi dicono dalla regia, che sono piuttosto numerose, di curiosità dei nostri soci. La prima è posta da una persona che si dà il caso abbia il mio stesso cognome, perché è mio cugino, ma è un puro caso. Sembra questa cosa da familismo morale. Molto, vabbè, Massimo chiede: dopo l'uscita del libro, hai avuto contatti con qualcuno dei giocatori di quella Lazio, magari anche per dei chiarimenti su alcune vicende particolari emerse nella narrazione? No, non ho avuto contatti anche perché il libro è uscito praticamente poco prima che ripiombassimo nell'incubo del Covid e quindi dopo una sola presentazione che abbiamo fatto a Libreria Feltrinelli abbiamo dovuto rinunciare, lo abbiamo anche fatto volentieri per un senso di responsabilità per evitare appunto che ci fossero degli assembramenti che si potevano evitare nelle librerie. Mi piacerebbe e spero che quando tutto questo finalmente sarà finito potremo anche fare un incontro con alcuni dei protagonisti dell'epoca. I fatti che sono raccontati nel libro che riguardano i calciatori sono tutti documentati sulla scorta delle autobiografie dei giocatori oppure di libri scritti già su di loro, interviste che hanno dato, recuperate non solo in emeroteca, leggendo le collezioni di Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Unità, Paese Sera, Messaggero, Momento Sera, Guerin Sportivo, Intrepido, Monello. Poi ovviamente, quando i calciatori parlano con i personaggi di finzione, i dialoghi sono chiaramente inventati, ma sono inventati sempre all'interno di una fedelissima ricostruzione dei loro caratteri e delle loro persone. Questo sì, si capisce chiaramente. Riporto il saluto di Ulderico Pisciarelli, che è il grande padre di tutti noi, cioè di tutti noi soci di Lazio e Libertà, che si complimenta, saluta e ringrazia. E poi vado a leggere invece, Riccardo Lorenzi ha mandato diverse domande. Una la sta pubblicando qua, dice così: a proposito di attenzione alla lingua, non per caso ti sei laureato in letterature straniere moderne con una tesi sulle traduzioni inglese delle commedie di Eduardo, vero? Sì. No. Sì, è vero, sono stupito, non so come faccio a saperlo. Vedete che è un È vero, sì, è ammiratore. vero. È vero. Noi ci documentiamo, Angelo, prima di intervistare il pubblico, prima di partecipare, Che ci... tutti dicono che i razziali sono tutti beceri, e invece vedi qua che fior fior. Non è vero, non Fabiano è Ferrazza dice così: c'è qualcosa in particolare che ti ha stupito di quella Lazio intesa sia come squadra che come società, che come tifoseria che non conoscevi e che hai scoperto durante le ricerche che hai fatto per scrivere il libro? Ma diciamo che io poi lavoro nel mondo del calcio da moltissimi anni, per cui è chiaro che certi tratti, certe caratteristiche, certe cose le conoscevo già per lavoro. Però approfondendo e studiando quel periodo, diciamo che ho rafforzato l'idea che il mondo laziale, l'universo che c'è intorno a questa squadra è molto eterogeneo ed è molto più eterogeneo di quanto si racconti e di quanto spesso schematicamente lo si voglia ridurre a dei cliché. Poi parleremo dei cliché, sì. È un mondo molto trasversale, è un mondo pieno di sfumature, non è assolutamente un mondo. Interessante, secondo me, io sono un tifoso della Lazio, quindi forse non faccio, però la cosa interessante è che la Lazio, per questo ho fatto la domanda al principio, che
come dire, chiamava in causa i tuoi natali napoletani. Cioè, è molto interessante, secondo me, il fatto che la Lazio, tutto sommato, è una squadra di medio cabotaggio, che ha vinto appena due scudetti, lontanissima dalle grandi blasonate squadre del nord, e tuttavia, per una serie di ragioni calcistiche, extracalcistiche, come dire, stimola la creatività di, appunto, di compositori di canzoni, di scrittori e di quant'altro. Ma al di là di questo, io vorrei adesso invece... Poco fa hai visto, cioè, degli estimatori che conoscono in profondità la tua biografia. Io però, appena ho proposto questo tuo libro sulle pagine Facebook nostre, eccetera, ho trovato qualcuno che ha storto un po' la bocca, sia per il titolo, no, Le Canaglie, che non è precisamente encomiastico, sia per la copertina in cui campeggia una foto di Chinaglia con in mano un Winchester. Ecco, questo sembrerebbe gettare un'ombra un poco... diciamo così, non proprio affettuosa su quella vicenda. Poi in realtà nel libro non è così, però come rispondi a quanti, appunto, al principio, forse senza aver letto il libro, hanno storto la bocca e per il titolo e per la copertina, o meglio, come nasce la copertina e come nasce il titolo, soprattutto il titolo? Allora, intanto nasce prima il titolo, e il titolo nasce primo, ovviamente, per assonanza con Chinaglia. Secondo, perché mi piaceva moltissimo il fatto che nella lingua italiana spesso a canaglia associamo un aggettivo che è simpatico. Simpatica canaglia, no? Che viene a creare, se volete, un ossimoro. Si può essere canaglie e si può essere simpatici, quindi un po', diciamo, che depotenzia il portato di quella parola, no? Mi piaceva perché invece il mondo che si racconta nel libro, e che quindi la società di quegli anni, è un mondo che ossimori non ne ha, è un mondo che fa pochi distinguo, è un mondo spaccato, che ha pochi grigi. E quindi, diciamo, c'era questo risvolto che per contrasto mi piaceva mettere nel titolo. Ci sono altri due motivi. Uno è che sono un po' tutti canaglieschi i personaggi, non necessariamente solo i calciatori della Lazio. Chi ha letto il libro lo sa, chi non l'ha letto e vorrà leggerlo lo scoprirà. Sono tutti un po' canaglieschi, voglio dire, personaggi di invenzione, questo intendo dire. E infine c'è una cosa che mi hanno raccontato. Quando Luis Vinicio prende la squadra da Tommaso Maestrelli, che diventa dirigente, non lo devo raccontare a voi cosa successe, e Maestrelli gli fa un discorsetto nel affidargli i suoi ragazzi. E gli dice: tu hai lavorato in un ambiente molto difficile che è Napoli, sono sicuro che qui non avrai difficoltà quindi a entrare in relazione con questi ragazzi, io te li affido, sembrano delle canaglie ma sono bravi ragazzi, insomma, gli dice una frase di questo tipo. Certo. Tutto questo ha prodotto il titolo del libro, quanto poi alla copertina. Alla foto di copertina, con la casa editrice cercavamo uno scatto che fosse simbolico sia della Lazio e sia di quel periodo, sia di quell'epoca. La Lazio maneggiava pistole e fucili in quegli anni, esattamente come venivano maneggiati nel resto della società, e questo è un aspetto che nel libro viene sottolineato, nel senso cioè che quei giovani, quei ventenni che fanno la magnifica avventura della Lazio sono dei ventenni uguali a quelli che si muovono nella società, non come oggi, perché i calciatori vivono in un altro mondo. Erano dei ragazzi perfettamente calati, pienamente partecipi delle cose della società, per cui anche maneggiare una pistola e maneggiare un fucile oggi ci sembra una cosa scioccante, vedere quella foto ci sciocca. È una cosa pienamente coerente con quello che drammaticamente accadeva in quegli anni, quando era purtroppo un'abitudine avere in tasca la pistola e farne un uso spesso disinvolto. A Petrelli, certo, capita di uscire dal cinema, di essere avvicinato da due attivisti di sinistra e di avere la tentazione di tirar fuori la pistola per poi accorgersi: ma che sto facendo? Rischio di rovinare la mia vita e di rovinare la vita degli altri.
Poi affronteremo il capitolo della politica. Allora, prima di passare la parola a, a Patrizia, io vorrei lanciare un piccolo contributo che ancora una volta ci parla di un aspetto musicale. È un filmato che come dire, è stato portato alla luce da poco e che ancora una volta parla dei protagonisti del tuo libro e dei protagonisti della vittoria dello scudetto del 74. Prego Francesco di mandarlo. Filmato un inedito a colori realizzato da un cinematore dilettante che ha iniziato a circolare qualche tempo, su cui noi abbiamo messo delle note, come dire, importanti, su cui forse Patrizia ha un aneddoto anche da raccontare, ma comunque cedo la parola a Patrizia De Rossi. Sì, l'aneddoto riguarda Mogol, ovvero sia Giulio Rapetti, che è stato autore insieme a Lucio Battisti di tantissime canzoni, tra cui questa I Giardini di Marzo. Mi è capitato di parlare con Mogol forse un anno fa e gli chiesi esattamente se era vera questa storia che Lucio Battisti fosse laziale. Perché fino a che Lucio Battisti è stato in vita non è mai uscita questa cosa ed è venuta fuori invece quando Lucio non c'era già più. E non solo Mogol mi ha confermato questa cosa, ma mi ha anche detto che quando Mogol si è trovato allo Stadio Olimpico in occasione di una celebrazione della Lazio, e nel momento in cui ha sentito tutto lo stadio, ovvero sia 70.000 persone che cantavano tutte le parole dei Giardini di Marzo, si è commosso e ha iniziato a piangere, perché ovviamente all'epoca di Lucio Battisti non c'erano i mega concerti negli stadi, e quindi mi ha detto: per me quella è stata un'emozione immensa, perché ho capito ancora di più la potenzialità delle canzoni che avevamo scritto insieme a Lucio, ma soprattutto della sua musica e della sua potenza comunicativa. Angelo, in questo connubio Mogol Battisti, tu in qualche modo, da questo connubio, tu hai colto qualcosa per questo libro? Tra tutte le citazioni, tra l'altro. No, insomma, ci sono altri tifosi VIP che compaiono nel libro, perché, come sapete bene, in quegli anni avevano un grandissimo desiderio di partecipare alle partitine durante la settimana con la squadra, quindi di vivere dall'interno l'adrenalina che c'era durante quei veri e propri scontri che c'erano a Tor di Quinto, e quindi Enrico Montesano, e quindi il figlio del presidente Leone, del presidente della Repubblica, al Quirinale. Un giorno arriva una telefonata a casa Maestrelli e si chiede all'allenatore di far partecipare a una delle partitine durante la settimana il figlio del presidente della Repubblica, che arriva scortato al campo e vuole giocare insieme con la sua squadra del cuore. E no, perché insomma poi alla fine non si poteva dar conto di tutto, molte cose non erano pienamente documentate, quindi ho preferito tenerle fuori. Ma per esempio
durante la documentazione mi sono molto divertito nello scoprire che c'era un grande incertezza su per chi fosse tifoso Sergio Leone, sì. Se fosse tifoso della Roma o se fosse tifoso della Lazio, e un po' ho scoperto che poi insomma un po' entrambe le tifoserie lo tiravano un po' per la giacca, come si dice, chi di qua chi di là, quindi sono rimasto io stesso a lungo in dubbio su la fede calcistica di Sergio Leone, fino a quando non è uscito poi il meraviglioso libro intervista di Ennio Morricone con Giuseppe Tornatore, ed Ennio Morricone ha fatto definitivamente chiarezza. Chi meglio di lui conosceva Sergio Leone, ha fatto definitivamente chiarezza sul tifo di Sergio Leone, dicendo che Sergio Leone era laziale e raccontando che lui stesso da bambino una volta si era permesso di dirsi laziale dinanzi al padre per riceverne uno schiaffone, ma lo aveva fatto come segno un po' di ribellione nei confronti dell'autorità paterna. Ma insomma, chiaro che il maestro Morricone è stato romanistissimo e tifoso della Roma, certo. Se mi consentite un aneddoto brevissimo sul maestro Morricone, che è quel monumento alla musica che tutti noi conosciamo. Una volta ho avuto modo di leggere un'intervista al maestro Morricone, credo proprio su Repubblica, Angelo, in cui a domanda: ma lei con chi vede le partite della Roma? Morricone rispose: rigorosamente da solo, perché io dico troppe parolacce e sarebbe disdicevole vederle con un'altra persona. E quindi questo dà la misura della grandezza del personaggio e dell'ironia molto romana. Nel frattempo Federico Marta ci dice che sta leggendo il libro, gran bel libro. Prima, precedentemente, Marina diceva che aveva acquistato due copie del tuo libro, e un altro ascoltatore ha detto che ne ha due copie, una comprata da lui appena uscito e l'altra regalatagli da un amico romanista che, ecco, Francesco Maria Zinno dice: la seconda mi è stata regalata da un romanista che lo ha apprezzato, tra parentesi, e per questo è un trofeo. Quindi non bisogna essere laziali per leggere questo, certo, libro, come non bisogna essere per forza appassionati di calcio. Esattamente. A proposito di questo, io vorrei leggere un brevissimo passo del libro, che a un certo punto, siamo alla metà del libro più o meno, io non voglio svelare nulla, però per far capire cosa ci sia oltre al calcio, oltre alla Lazio in questo libro, c'è questa breve descrizione. Sono giorni, parliamo del centro di Roma, l'azione si svolge nel centro di Roma, sono giorni in cui due bombe a mano si possono trovare nei gabinetti pubblici di Piazza Vittorio. Un quarantenne ha dato fuoco alla porta dell'ufficio di Rinascita, il settimanale comunista, rimestando dentro una busta di plastica dell'alcol insieme a vecchi calzini, camicie e pantaloni. Volevo dimostrare che il fuoco che appiccano i fascisti è diverso da quello delle sinistre. Ha in tasca una tessera del Movimento Sociale Italiano, il cui segretario Almirante sta intervenendo ora in Parlamento per difendersi dall'accusa di aver ricostituito il partito di Benito Mussolini. Quindi questo ci fa capire, questo brevissimo passo delle canaglie, ci fa capire che è un libro che parla, appunto, come dicevamo anche prima con Alessio, non soltanto di Lazio di Roma intesa come città, ma parla proprio di tutta l'Italia, perché c'era una divisione tra destra e sinistra molto netta, e l'antagonismo che c'era dalle due fazioni era marcato poi dalle pistole, dalle bombe. Quindi è proprio anche un libro che ripercorre un periodo storico fondamentale per il nostro paese. Sì. E sottolineo di nuovo, vuole anche dar conto delle lacrime che sono state versate dai genitori di questi ragazzi che sono morti in quegli anni, per la politica, anche per un'idea politica. Le lacrime non hanno colore, le lacrime di un genitore non hanno colore. Nella parte finale del libro c'è un momento in cui c'è un piccolo bilancio di una serie di omicidi che si sono succeduti tra il 77 e l'inizio del 78, e l'età media dei ragazzi ammazzati è impressionante, è bassissima.
si ammazzava dovunque, peraltro, sui gradini di una chiesa, su una panchina, in una sede di un'associazione politica, ma poteva capitare anche, anche per la strada, passando e trovandosi sulla traiettoria di un proiettile. È un'Italia profondamente spaccata. Quando si tiene il congresso del Movimento Sociale Nazionale all'Eur, Roma è una città blindata. Vengono chiuse le strade lì intorno. Ai lavoratori che hanno un ufficio in zona viene negato di andare al lavoro perché è una città in assetto di guerra. Con diciamo, la platea antagonista di sinistra che prova a forzare i blocchi, il servizio d'ordine per arrivare fin lì sotto, vengono deviati, con Almirante che pronuncia parole forti per accarezzare tutto il suo popolo, ricordiamo che in quegli anni il movimento sociale vive anni anche di marginalità, di emarginazione, diciamo, politica, tanto che la Lazio lo scopre presto, lo scopre sulla sua pelle quando Martini, alla vigilia delle elezioni del 76, in una intervista dichiara di votare per il movimento sociale. Quella è una delle scintille che incendia il clima intorno alla Lazio e che porterà piano piano poi alla dissoluzione di quella squadra, perché il clima intorno alla Lazio diventa feroce per due motivi: per la appartenenza di Martini al Movimento Sociale, che in tutti gli stadi gli viene ricordato con i cori, e con il gesto che fa Chinaglia in Germania ai mondiali al CT. Nel campionato successivo, Chinaglia è il nemico pubblico di tutti gli italiani. Ho trovato meraviglioso questo dettaglio della Lazio che allestisce al campo d'allenamento, mette degli altoparlanti, che diffondono dei fischi affinché Chinaglia si possa abituare durante la settimana a giocare in trasferta con il pubblico che, lo becca ogni palla che tocca. A un certo punto Chinaglia in trasferta deve portare dei mazzi di fiori ai tifosi avversari per provare ad avere un clima più disteso. Questo è il clima che poi porterà Chinaglia ad andarsene, porterà Certo. Chinaglia a tornarsene in America e che è uno degli elementi che poi porta la Lazio a disfarsi. Allora, Vedi come la politica è intrecciata poi alle vicende di quella squadra. mi intrometto per dire questo, che intanto l'ora è quasi volata, l'oretta che ci siamo dati così di solito, perché sono quasi le 6 e quindi io vorrei, come dire, agevolare la scaletta per raggiungere la conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata, che avrà un capitolo finale tra poco dedicato proprio alla politica, per il quale lascerò la palla a Patrizia. Prima però vorrei lanciare l'ultima clip, che è una clip emozionale che ha montato il nostro Francesco Cordio, che parla, perché finora abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di romanzi, abbiamo parlato di serie TV, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di tanti aspetti, però i veri protagonisti, ed è questo anche l'aspetto interessante del tuo romanzo, sono proprio i calciatori della Lazio, di cui vengono raccontati tanti aneddoti, alcuni tragici come la scomparsa del povero Recepconi, altri più buffi come la scena in cui appunto Maestrelli chiude Lenzini nello spogliatoio affinché non gli venda Chinaglia alla Juventus. Quindi io lancerei l'ultima clip emozionale fatta dal nostro regista, poi lascerei la parola a Patrizia per l'ultimo capitolo sulla politica, perché si sa che Lazio e politica spesso, diciamo così, questo connubio è spesso un tema controverso e a volte anche sgradevole in certi suoi aspetti. Quindi io direi la clip. Poi alla fine ci sarà il nostro presidente Gian Andrea Pecorelli, che credo già prema ai margini dell'inquadratura. Quindi. Thank you.
È vero, non è un libro il tuo Le Canaglie che parla solo di calcio, non è un libro che parla solo di Lazio, però naturalmente, siccome al centro ci sono questi protagonisti, noi laziali siamo sempre coinvolti emotivamente da questa immagine, ma io davvero mi avvierei alla conclusione e lascerei la parola a Patrizia per affrontare questo tema che è sempre un po' controverso, la Lazio e la politica. Patrizia, vuoi sì, ecco, Angelo ci ha svelato che poi l'unico probabilmente dichiaratamente di destra o dichiaratamente fascista di quella squadra era proprio Angelo Martini, scusate, Luigi Martini, che poi negli anni successivi si candiderà anche per Alleanza Nazionale, una volta lasciato il calcio evidentemente, ma quella era una squadra dove c'erano figli di operai, dove c'era gente assolutamente di formazione non di destra, e la Lazio che viene sempre additata come la squadra dei fascisti, ma la stragrande maggioranza della gente non sa ad esempio che tra i fondatori il figlio di uno dei fondatori della Lazio, ovvero sia Olindo Bitetti, fu partigiano, uno di quelli che arrestarono Mussolini, quindi che catturarono Mussolini, quindi insomma se vogliamo andare a vedere, ma questo è tutto un altro discorso. Angelo, tu come l'hai vista? Cioè, perché poi a distanza di tanti anni la Lazio continua ad essere indicata dai media, da molti media, da molte tifoserie straniere come la squadra dei fascisti, al di là delle gesta indegni che compiono dei gruppi di tifosi, insomma, che conosciamo bene. Perché ci sono quelle e c'è grande risalto a quelle, per cui poi alla fine si tende, ogni cliché nasce su qualcosa di vero, no? Dopodiché poi il cliché cosa fa? Si nutre di quell'elemento di verità, lo fagocita e diventa assoluto, diventa solo quello e trascura tutto il resto, per cui tutte le voci più flebili, quelli che sono diciamo in minoranza e quelle che non vorrebbero essere accomunate al cliché, fanno una grandissima fatica a farsi sentire, a sfondare il tetto, e questo è tipico dei meccanismi discriminatori. Negli anni 70 era possibile comprare il Guerin Sportivo alla vigilia delle elezioni e scoprire che c'erano due pagine nelle quali si raccontava squadra per squadra, giocatore per giocatore, per quale partito avrebbero votato alle elezioni. E in quella squadra ho scoperto che c'era, per esempio, Garlaschelli che votava per il Partito Radicale, o Frustalupi che aveva simpatie per il Partito Socialista, Oddi aveva una famiglia di tradizioni vicine al PC. Per cui è vero che in quella squadra c'erano delle simpatie per la destra e anche per una destra che in quegli anni, come possiamo dire, accarezzava anche certi ambienti dell'eversione. Ma intanto non tutta la squadra era così e soprattutto non tutta la tifoseria era così. Infatti, Angelo, leggendo il tuo libro, io non ho potuto, sono sempre incuriosito dagli aspetti politici, non ho potuto esimermi dal sottolineare due passaggi. Uno nel quale tu Mariolino lo chiami, cioè Mario Frustalupi, insomma, dici chiaramente che ha votato per il Partito Socialista Italiano, sebbene appunto in quest'aula un po' romanzesca e tutto si confonde, però insomma poi i personaggi sono quelli e vengono chiamati con nome e cognomi, e addirittura preeminenza, questa eminenza grigia, diciamo qui. Dice e sostiene che Maestrelli sarebbe un comunista, di sicuro è stato un partigiano, no? Questo è un aspetto molto controverso, nel senso che in quegli anni questa cosa veniva spesso ripetuta, tanto che ho letto che spesso la signora Maestrelli veniva fermata in strada per chiedere se davvero Tommaso era comunista, per il fatto che poi insomma lui fosse stato prigioniero di guerra, che aveva fatto Jugoslavia, sì. aveva anche partecipato insomma alla resistenza, e in quegli anni partecipare alla resistenza aveva un forte connotato di un certo tipo, sebbene Maestrelli non fosse un uomo di sinistra e non fosse certamente comunista.
era credente, andava in chiesa, partecipava alla messa, c'è questo rapporto molto stretto con padre di Sandrini. E però si radica molto nel popolo anche in quegli anni e spessissimo si trova nella documentazione traccia di questa idea che forse Maestrelli vuoi vedere che Forse e anche essere comunista in quegli anni aveva un significato tutt'altro che neutro, insomma, tutt'altro guarda, che banale. Francesco, pubblicando forse un documento del Maestrelli partigiano, credo, vero? Credo sia quello. E sì, infatti, Tommaso Maestrelli. Beh, però sicuramente forse il punto di rottura, e qua chiudiamo davvero questo capitolo sulla politica, è il 1976, quando il perugino Paolo Sollier, il compagno Sollier di Lotta Continua, dichiara al Messaggero: sarà ancora più bello vincere con la squadra di Mussolini, che poi invece pure qua è una mistificazione, perché Mussolini si è mai affondato la Roma o comunque ha contribuito. Disse questo e vabbè, forse tutto nasce da lì, dal 76, non è vero? C'è la dichiarazione di Martini, è da lì che mi sono fatto l'idea che poi insomma le vicende prendano una determinata piega. Sì. Lo stesso Chinaglia, non si può dire che lo fosse, ma alla fine poi sotto sotto sembrava di sì. Poi Gigi Riva c'era. nel tuo libro che non era fascista, però aveva la postura forse del fascista, no? Gigi Riva Sì, non sì. Poi c'era la grande suggestione dello stesso nome di Almirante, i due Giorgio, per cui insomma c'erano tutta una serie di cose che poi portano Sollier a dire: io Chinaglia me lo immagino con la lettera K, no? Che infatti viene anche questo. nella simbologia della sinistra era, insomma, chiaramente un segnale di destra. Bene, Angelo, io ti ringrazio. Abbiamo praticamente esaurito, credo, buona parte degli argomenti. Poi, insomma, il libro naturalmente va letto. Allora, io poco fa ho Beh, dei annunciato. personaggi di fantasia non abbiamo detto niente, quindi in una storia di cui si sa tutto, si sa che la Lazio ha vinto lo scudetto, c'è cioè da scoprire che succede ai personaggi di fantasia. Sì, no, infatti, io È spero che molto abbiamo. interessante comunque, eh? Grazie. Estremamente interessante. Sì, Quindi, il libro grazie. l'ho amato. Poco fa ho preannunciato il presidente Pecorelli, ma per introdurlo io dirò quanto segue, che è l'ultima cosa che dirò, poi mi tacerò. Poco fa ho lanciato la clip, non so quanto a proposito, di Romanzo Criminale, perché io leggendolo avevo voglia, mi veniva voglia proprio di vederlo, forse perché la deformazione professionale, io mi occupo di cinema, immaginavo un adattamento cinematografico, oppure come si fa oggi, vanno di moda le serie TV. Una cosa che può essere simile forse proprio a Romanzo Criminale oppure a una docu-fiction, come si è visto di recente, questa Sampa di Netflix sulla vicenda di San Patrignano. Tu come la vedi? E poi do la parola se arriva a Gian Andrea Pecorelli. Però intanto mi incuriosiva conoscere la tua opinione. Potrebbe diventare un film o una serie, il tuo libro? Non lo Prego, so, scusa. io avevo questa voglia, questa, non so come dirla, questa urgenza di raccontare questa storia, di raccontarla così, cioè raccontare un paese, una città intorno a una squadra e dei personaggi immaginari che sono evocativi di altro, di una serie poi di altri personaggi frullati e mescolati e riprodotti attraverso loro. Se a qualcuno piacerà questo libro al punto da volerne fare altro, Io ho nominato mi Gian farà Andrea Pecorelli piacere. perché oltre ad essere il nostro presidente è anche un produttore, uno sceneggiatore. E quindi se c'è Gian Andrea io gli cederei la parola, altrimenti ecco Gian Andrea è qui. Sì, ci sono. Benvenuto Intanto presidente. ringrazio moltissimo Angelo per Buonasera, l'aiuto, Andrea. chiaramente a tutti quanti voi che mi Grazie. avete condotto in maniera da prime time, direi quasi, in gergo ovviamente specializzato, questo incontro. E ringrazio Caro Tenuto che Grazie a voi. siamo stati molto molto contenti, l'abbiamo anche molto corteggiato, devo dire, perché speravamo di farlo, no, perché speravamo di farlo in presenza, ovviamente, quando abbiamo Ah, cominciato certo. a contattarlo. Poi ovviamente siamo in questa situazione, quindi siamo molto contenti di poter parlare con lui. Io tra l'altro particolarmente un po' fremevo, non soltanto in quanto, diciamo, produttore, in cui in tutti i miei lavori, anche cinematografici e televisivi, ho sempre seguito, diciamo, quello dell'arco della storia vera rispetto alla storia dei personaggi. Un film come Notte
prima degli esami ha tanti elementi di storia vera e poi chiaramente ha dei personaggi fasulli come tante altre storie che faccio per la televisione e anche in questo tempo, per cui ho molto apprezzato ovviamente il punto di vista esterno, come si dice in gergo, ovviamente rispetto alla storia dei personaggi, e trovo bellissime le immagini che sono state, che sono anche passate con i primi piani dei calciatori, come si diceva, erano uomini. Io infatti poi sono molto di parte in questo libro, perché io sono nato nel 58 e quindi nel 74 avevo 16 anni, ed oltre ad essere, diciamo, all'epoca soprattutto, diciamo, molto di sinistra, ero anche laziale, ma di quelli proprio spinti, come forse adesso lo sono un po' di meno, per quanto sia presidente di questa cosa. E avevo una grandissima fortuna, tra le altre, che abitavo all'angolo di via Grottarossa, accanto alle case Lenzini, che Angelo non cita nel libro, però io abitavo accanto a Wilson, Nanni e cose del genere, perché, cioè, Lenzini era un costruttore e quindi chiaramente aveva, diciamo, questi appartamenti che davi ai calciatori, per cui ho avuto, diciamo così, la fortuna di palleggiare con Franco Nanni il giorno dopo che aveva fatto il gol nel derby. Ho un ricordo fervido della mini minor bianca di Garlaschelli con un grandissimo mazzo di fiori, perché, come ricorda anche Angelo, lui era un tombeur de femme e quindi ogni volta che si vedeva passare Garlaschelli c'era sempre qualche mazzo di fiori che chissà dove portava. Tornando, proprio perché mi sembra che inutile, abbiamo fatto anche, cioè, quindi inutile spendere altro tempo per fare i complimenti, anche se fanno sempre piacere, e quindi chiaramente il libro è molto importante, molto interessante. Non so, proprio perché sono di parte, quanto sia difficile, quanto sia possibile fare un film, una serie, una docufiction. Io anni fa provai a fare una cosa con un altro autore, con uno scrittore che non è stato citato, che si chiama Carlo De Amicis, che aveva scritto il libro su Recettoni, certo, poi ha fatto Visto un Re, eccetera, di cui siamo anche amici, e tentammo anche di fare una cosa su Lazio. Poi non è che sia un argomento, diciamo così, di rimente se tu lo vai a portare alle piattaforme. Io volevo una curiosità che mi aveva sempre molto colpito, e poi chiudo. Io trovo che c'è un errore di stampa, che probabilmente Caro Tenuto conosce, ovviamente, non che so, trovo veramente... Non so, dimmi. No, che è meraviglioso, che trovo che sia la vera sintesi del libro. Cioè, stai parlando del 12 maggio, ovvero sia stai preparando il referendum, quello che poi questa sera intitolò sia lo scudetto no al referendum, perché, come vi ricordate tutti, si votava al contrario, ovviamente, e parli appunto delle manifestazioni che venivano svolte a Roma, e il refuso è: mentre il laicismo italiano sui palchi dei comizi schiera tutti insieme Nanni, Parri, La Malfa, Malagodi e Saragat, è uscito fuori un Nanni invece che un Nenni. Ah, grazie che ce l'hai segnalato. E a pagina 121. Allora, una prossima. Quando ho letto questo, che è un refuso di stampa, cioè pagina 121. So se si riesce a inquadrarlo, vabbè. E se, pagina 121, mentre il laicismo italiano sui palchi dei comizi schiera tutti insieme Nanni, Parri, La Malfa, Malagodi e Saragat. È chiaro che è Nenni. E Nenni, certo, no, certo, no. Grazie. Grazie per la segnalazione, perché una prossima ristampa rimediamo. È la sintesi del libro. Una involontaria sintesi. È l'involontaria sintesi del libro, ovvero i due archi narrativi che racconta, faccio il tecnico, col punto di vista esterno, appunto, del giornalista, del fotografo e della ragazza giornalista, trovano la sintesi nel Nanni, di Nanni Franco, sul palco del referendum per il no. Quindi ringrazio Angelo Caratenuto per questo libro. Io ripeto, prima hanno anche bruciato casa dopo Walter Rossi, per cui posso dire, insomma, che Roma Nord me la sono fatta tutta accuratamente in quegli anni, e devo dire che c'erano parecchi tifosi, ancora oggi sono giornalisti d'altro, fascisti, che io conoscevo bene e che quindi chiaramente allo stadio e fuori, anche in trasferta, evitavamo di incontrarci. Voglio dire, quando ho fatto delle trasferte in quegli anni, quella di Como non me la dimenticherò mai, perché ero capitato nel pullman del Tassinaro, quindi, voglio dire, chi è laziale sa benissimo che cosa voglio dire, che io per giorni poi non ho dormito, ma non per la partita, ma perché ho avuto quell'esperienza nel pullman, diciamo, traumatica. Detto questo, voglio dire, ripeto, ringrazio molto Angelo, perché oltre ad essere Presidente della Lazio Libertà, io ho vissuto questo libro come se fosse il mio libro. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie, Presidente. Allora, se non ci sono altre domande, però invece ci sono delle domande. Non so se Angelo potrà tenersi qualche altro minuto.
Alessandro Morazzini ci scrive: quanto detto su Gigi Martini corrisponde a quanto mi hanno sempre raccontato in famiglia. L'unico fascista dichiarato e anche matto era lui, ma da lì nacque il cliché della squadra fascista. Ma vabbè, Alessandro conferma insomma la tesi tua. Erano diversi, diciamo la verità. Sì, ma comunque c'erano anche già molti tifosi di destra, ragazzi, ricordiamocelo, per chi aveva certo, 16 anni era pieno di tifosi fascisti a Roma Nord soprattutto, cioè il circolo anche di Simone di Sambon era pieno di... c'erano. No, ma Alessandro... Scusa, cioè, Patrizia, c'era Alessandro... società, come ricorda Angelo, c'era una società, si sparava, cioè, vuol dire, come hanno bruciato casa, si sparava per strada, nelle scuole, nei cortili, e quindi chiaramente c'era un livello ovviamente di estremismo molto alto. Certo. Alessandro Loreti si complimenta per l'iniziativa, insomma sarà un acquirente del tuo libro, lo andrà a comprare quanto prima, mentre Umberto Spallotta dice: la Lazio è stata il simbolo di quegli anni, ha segnato un'epoca. In qualche modo quindi sottolinea, diciamo così, la giustezza dell'operazione che hai fatto tu da un punto di vista concettuale, cioè prendere appunto una squadra di calcio e farne quasi la metafora di un decennio, gli anni 70. Bene, allora se non ci sono altri interventi io concluderei questo incontro che per me è stato molto piacevole. Naturalmente passo la parola a Patrizia se vuole aggiungere qualcosa d'altro e se no cioè, rimanderei in onda, anzi meglio, online la bellissima sigla di apertura che ha fatto Francesco, non so bene il nostro regista, Francesco Cordio, non so bene con chi, l'autore non si vuole rivelare. Allora, un momento ora perché c'è Gianni Lusti che dice: in realtà faceva comodo etichettare la Lazio come squadra di fascisti in contrapposizione ai romanisti di sinistra. Vabbè, sì, un po' sullo specifico. Forza la sua libertà. Allora, Patrizia, se non hai altro da aggiungere. No, io in realtà vorrei chiudere ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito, ringraziando, scusate, in primis Angelo Carotenuto che ha scritto questo bellissimo libro. Grazie a voi. Ricordatevelo. Chi non l'ha comprato, vabbè, l'abbiamo visto, anche perché rimanendo quella. E quindi, canali. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì per il pre-derby e forse anche per il non ci vediamo per il pre-derby. Presidente, no. Noi lo organizziamo. Allora, grazie Angelo, può partire la sigla finale. Grazie mille Angelo, è stato un buona serata. Grazie un piacere mio. Buona serata, grazie. Ciao, buona serata. Presto. Non dormo mai. Che ti sogno sempre nei corridoi, ne parlo ogni istante, esiste o noi, la nostra gente, come ghiacciai, restiamo nel tempo, e così un bambino cresce e si fa padre. Ed insegna che c'è un solo amore tra tante squadre. Ho vinto perché vedo il mondo a bordo campo, tra pianto e risate di felicità. Ho il vento tra le ali aperte come Olimpia. Dall'alto non ci sono più diversità. Se facciamo gol, noi ci abbracciamo, ma sappiamo ridere anche se perdiamo. Il bianco azzurro ha una religione che riusciamo a imporre in ogni dove. Ogni uomo sceglie con chi se la fa. Io la vita la divido tra Lazio e Liga.